L'occasione è ghiotta, tanto più in un periodo di crisi economica. Tutto sta a saperla cogliere l'occasione offerta dai finanziamenti regionali intercettati dal GAL da uno Fantino. 190 milioni di euro per due tipi di agevolazioni, un contributo per coprire i costi di gestione sostenuti nei primi anni di attività dell'azienda e un altro per sostenere l'investimento nell'avvio di una attività. Il cosiddetto start-up, come ribadito nel corso dell'incontro ospitato nella sala consiliare di Margherita di Savoia dai responsabili del GAL. Anzi, per rendere l'idea che dovrà essere colta dagli imprenditori del territorio, si è scelto un titolo rappresentativo, Smart e Start. L'occasione, insomma, è ghiotta, ma almeno in questa prima fase non sembra suscitare il giusto entusiasmo, anche se il sindaco di Margherita di Savoia, Paolo Marrano, presente al convegno con l'assessore comunale alle attività produttive, Grazia Galiotta, lancia un suo personale invito a non lasciarsi sfuggire questa opportunità di finanziamento. Ci vuole tanta convinzione e bisogna essere determinati. Oggi intercettare i finanziamenti non è cosa semplice, è una cosa molto abbastanza complicata, è spigolosa, è difficile. In un momento in cui l'economia ristagna, tutte le forze economiche del paese sono in sofferenza, è uno spiraglio, è una boccata di ossigeno, è una speranza.